Salve fanciulli, era da un po' che non registravo un gameplay della mia serie di Minecraft. Nelle puntate precedenti vi ho fatto vedere come sono stato molto bravo a sfondare questa cavità per ricavare il materiale che mi serviva. E adesso vi sto facendo vedere come sto sperperando tutto questo granito per costruire un pavimento che probabilmente non mi servirà un cazzo. Ma non mi importa. Vi posso assicurare che ho tanto materiale proprio che posso tranquillamente sprecarlo come mi pare. Come potete vedere, ho modificato molto questa grotta e qua ho completamente svuotato perché ormai mi sono costruito un nuovo punto dove mettere la mia fucina. Ora finisco di prendermi questo granito, questa roccia, i forni, e lascerò la stanza completamente vuota, perché non ho più necessità di tenere due fucine. Ormai ho creato un angolo di paradiso dove poter lavorare in pace. E adesso posso tranquillamente prendermi tutta questa roba e portarmela di là. Allora, questa cavità vi posso assicurare che è l'intera montagna. E fino ad ora l'ho sfondata a destra, a sinistra, verso l'alto. Mi rimane solamente di scendere ulteriormente in profondità. Ma per fare questo me la voglio prendere con calma. Ho tutto il tempo di questo mondo. In fondo non ho registrato per tanti mesi per un solo motivo, avevo di meglio da fare. E probabilmente vi chiederete, ma che cosa avrà fatto in questi mesi? In prevalenza ho trombato e poi ho lavorato. Ormai rimangono pochi blocchi. E voilà, posso tranquillamente lasciare due torce qua in giro, giusto per non farlo diventare un mob spawner. Non avevo visto un po' di questa andesite, che può tornare utile. Una cosa devo dirla, i nuovi materiali di questa versione di Minecraft sono molto gradevoli. E devo ammettere che con questa texture pack sono ancora meglio. L'impatto scenico è veramente gradevole. Mio fratello è sempre più affezionato che mai alla sua texture park cartonesca, ma sinceramente questa qua medievale a me mi piace troppo, per cui ritengo che qualunque cosa farò con Minecraft, visto che ormai me la so comprato, userò sempre questa texture pack. Alcuni potrebbero pensare perché non metti anche una shader mod figa per poterla bilanciare. Beh, io ci ho provato a installare una shader mod. Ogni volta che ci ho provato mi è andato in crash il computer. Per cui significa che io e la shader mod non andiamo d'accordo. Ecco, il garage è pronto ormai. Come vedete, i blocchi sono già di roccia, perché sono riuscito a incantare il piccone di diamante con tocco di velluto, per cui adesso non esce fuori il pietrisco, ma direttamente la roccia. Sì, uno potrebbe dire, ma sprecare un piccone? Sì, lo so. Però in questa miniera ho trovato una quantità industriale di diamanti e avendo ora l'incudine mi posso tranquillamente riparare questo piccone all'infinito. Naturalmente dopo un po' ci vorranno molti livelli, ma chi se ne frega. Perché io ho trovato una cosa l'altra volta, un mob spawner di ragni che mi permetterà di avere tutti i livelli che mi possono servire.
E come vedete, ho imparato anche a non avere fretta a scendere la scala. Il tunnel di lava che avete visto alla mia destra, che si ricollega con questo, vi dico che là sotto ho trovato oltre 50 diamanti. E questo è il mio nuovo angolo di paradiso. Questa è solamente una delle cavità che ho trovato. Vi posso assicurare che in questa montagna ci sono miriadi di cavità e ognuna ha qualcosa da offrire. A questo livello si trova in prevalenza ferro, carbone, andesite, granito, diorite e alcune volte si riesce a trovare anche dell'oro. Nel livello più in basso, invece, dove sta la lava, ho trovato anche di meglio, pietra rossa e diamanti, come se piovesse. Evidentemente, il seme del mondo che ho usato, oppure il gioco stesso, ti fa trovare molto materiale. Però ti fa anche rischiare molto la pelliccia. All'inizio stavo pensando di fare piccoli tratti di video, farvi vedere piccole cose, piccoli stralci. Ma poi ho pensato, non ho registrato per molto tempo, allora faccio come mio fratello. Gli faccio un servizio completo. Naturalmente alcuni, se non gradiscono vedersi il video completamente, possono tranquillamente passare oltre. Oppure possono spegnere il video, possono fare quello che cazzo vogliono, perché io lo ripeto, questa serie la faccio solamente per mio fratello. E basta. Questa è della roccia che avevo già preso prima di avere il piccone con tocco di velluto. Per cui, questo ribollimento che sentite non è il mio stomaco perché ho fame, ma è semplicemente il mare di lava che sta qua sotto. Inoltre, qua nell'angolo ci sta un'altra cavità che ancora non ho aperto, ma sono sicuro che mi porterà parecchie sorprese. Il buco lo vedete là in alto. Quando sfonderò, sono sicuro che sarà divertente. Adesso vi porto a fare un giro. Questa è la parte più alta. E qui ogni tanto spunano ancora rompicoglioni, perché io deficiente non ho ancora esplorato e non ho messo torce. Come vedete, di punti ancora vergini ne ho trovati, ce ne sono parecchi. Scusate un attimo, devo sistemare questo stronzo. E adesso già che ci sono, sistemo anche il piccolo stronzo. Ecco fatto. Vediamo se ci sta qualcun altro che vuole rompere i coglioni. Evidentemente quello piccolo è esponato in questo punto perché non ho messo sufficiente luce, quindi forse è meglio che metto un paio di torce in più. Ok, penso che dovrebbero essere sufficienti. Devo ammettere che lavorare in miniera è divertente, è piacevole, è gradevole. La mia, ammetto, diffidenza verso Minecraft, verso la stupidità del gioco, si sta gradualmente, diciamo, sì, l'avevo visto, però avevo altri cazzi da fare.
tanto sono bardato in un modo che non c'è un problema. Dicevo, la mia diffidenza verso questo gioco all'inizio era notevole, ma adesso devo ammettere che è divertente. Come pensavo, questa zona qua, che ancora non ho esplorato, certamente è ricca, se no non avrebbe fatto questa musichetta. Ah, bene, 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 un anfiteatro. Di qua invece. Ghiaia. Che altro? Non lo so perché, ma quella rientranza dovrò perforarla più avanti. Sono sicuro che mi offrirà altre sorprese. Comunque, nell'insieme ci vuole tempo per sfondare tutto e ricavare materiali. Qui, dietro questa parete di ghiaia, secondo me c'è qualcosa. Come c'è sicuramente qualcosa qui in alto e qui in basso. Penso che anche là dovrò sfondare e anche là ci saranno sorprese. Allora, vediamo di costruire un passaggio che mi permetta. No, così non va bene. No. Credo che dovrò modificarlo. Ecco qua. Scusate un attimo, fatemi vedere come. Allora, 1, 2 e 3. Il ponte è pronto. 4, 5 e 6. Ok. Ritengo che così è molto meglio il passaggio. E voilà. Questo qua si ricollega con l'anfiteatro di prima. Molto bene, molto bene. E dietro questa parete sono sicuro che ci sta qualcosa, altrimenti quel rumore non si spiegherebbe col gemito. Ok, qui chiudiamo. Voilà. Sì, ho paura che dovrò sfondare anche qui. Benissimo, altri punti di freccia. Ok. Ritengo che per ora me ne posso pure andare. I materiali che mi servivano già ne ho portati a casa a sufficienza. Per cui diamo un'ultima occhiata. Ok, ho preso quello che mi serviva. Mi porto una piccola quantità di diamanti per sicurezza. Ok, penso che possiamo tornare alla base. Naturalmente ho sistemato meglio i cartelli. No, perché stavo proprio diventando scemo per trovare la via d'uscita da questo labirinto. Ah, una cosa vi voglio far vedere. Ecco, il mio intricato percorso per poter tornare a casa. Uno direbbe, ma che non ti crei una vita più, una via più semplice per tornare a casa?
A volte me lo chiedo pure io. Ma come si dice, nella vita le cose non sono mai semplici. O no? Sono sceso molto in profondità, ma veramente molto in profondità. Ecco qua, sono tornato al livello del terreno della mia montagna, del mio bunker, diciamo. E vi posso dire una cosa, che il giro esplorativo per oggi si conclude qui. Avete visto come sto lavorando, avete visto quello che sto facendo, quindi se vi piace il mio gameplay, supportatelo. Se volete mettere pollicione in su, grazie. Se volete mettere pollicione in giù, fa lo stesso. Me ne fotte un cazzo, lo sapete bene. Quindi, se vi va, datemi sostegno, se no, affondatemi. È indifferente. Tanto questi gameplay li continuerò a fare, anche se voi non li gradite. Infatti, li faccio per mio fratello e non per voi. Grazie. Arrivederci ragazzi.